Nulla di fatto nello scontro di alta classifica tra Vigor per Conti e Atletico Vescovio. Allo Sporting Center finisce 0-0. Conquistati i playoff, i Blaugrana vogliono difendere la vetta della classifica e ci provano subito con Beltrammi. Nell'unica grave disattenzione della difesa ospite, il numero 9 ruba palla e si invola. Il tiro dal limite non è dei migliori e Pedlizzi blocca. Ancora Vigor pericolosa con questa sponda sul secondo palo di Ardel. Sempre Beltrammi a farsi trovare pronto, ma trova solo l'esterno della rete. Alla mezz'ora si fa vedere anche il Vescovio. Il lancio di Patrizzi pesca la spizzata di Di Bernardo, che imbecca la perfezione per Fravolini. Traguardi fa buona guardia sul primo palo. Tante occasioni, ma nessuna veramente nitida. In questo caso, doppia chance per i padroni di casa. Prima il tiro di Beltrammi murato, poi a Bianchini ad andare in porta. Nessun problema per Patrizzi. Prima dell'intervallo c'è ancora tanto Blaugrana in campo. 1-2 per liberare il cross di De Angelis dal fondo, ma Beltrammi è troppo avanti, la palla gli scoglie dietro. Poi è capitan Grimaldi ad alzare la voce con questa punizione. Anche qui perfetto Patrizzi. Ad inizio ripresa la fascia sinistra della Vigor a regalare emozioni. Dianetti recupera un cross sbagliato di Beltrammi e punta l'avversario. Bella sterzata per andare sul fondo e tiro. Specchio mancato. È di nuovo Dianetti poco dopo a cercare la porta con questa conclusione a giro, calibrata male. Peccato per la bella azione. Grandi protagoniste della seconda fase di gara sono le conclusioni da fuori. Anche Ardel ci prova dopo un bel dribbling su Marziali, ma poi sbaglia il tiro. I Blaugrana creano, ma rischiano di andare sotto. Su un angolo, solo il miracolo di Traguali impedisce a Morillo di fare 1-0. Pericolo scampato che riaccende la Vigor. Stupenda l'azione di tutta di prima che porta al tiro di Ardel. Palla sull'esterno della rete e beffa per i tifosi che avevano avuto l'illusione del gol. Occasione monumentale anche per il Vescovio. Protano gestisce la palla alla grande e allarga il momento giusto per Belli. Aspetta forse troppo per la conclusione, che parte quando Traguaglia è in controllo. Di nuovo la fascia sinistra a creare problemi agli ospiti. Il cross di Russo pesca il Zico sul secondo palo. Fuori. Nel finale Protano prova a compiere l'impresa caricandosi tutti sulle spalle. Gran progressione, dribbling a spezzare la marcatura e tira a sorpresa sul palo più vicino. Palla ancora sul fondo. La Vigor ci prova fino all'ultimo con questa conclusione potente di Ardel. Patrizzi risponde presente e tiene inchiodato.